Ciao viaggiatori e benvenuti nella travel community più grande d'Europa. Sono sicura che come me molti di voi si siano chiesti come avere accesso ad internet quando viaggiamo ed in questo video vi spiegherò come avere accesso ad internet nel vostro prossimo viaggio in Indonesia. Avere accesso all'internet in Indonesia. Se state cercando l'opzione migliore per connettervi ad internet durante il vostro prossimo viaggio in Indonesia, che sia per turismo o per lavoro, e volete connettervi non appena giunti a destinazione per avvisare le vostre famiglie del vostro arrivo o chiamare un Uber o aprire Google Maps e cercare l'hotel, da Passporter vogliamo condividere quella che per noi è l'opzione più pratica ed economica. Si tratta delle schede eSIM, o anche dette schede SIM virtuali. Nel seguente video vi spiegherò che cos'è un eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici, quali sono le aziende che offrono questo servizio, quali sono le migliori opzioni e come utilizzarle, ed infine quali altre opzioni esistono nel caso in cui il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile con le schede eSIM. Che cos'è un eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici? Le schede eSIM ci permettono di avere accesso ad internet quando viaggiamo in Indonesia, senza la necessità di dover rimuovere la normale scheda SIM dal vostro cellulare, come invece avviene per le SIM più tradizionali. Tra i benefici di una scheda eSIM ci sono l'acquisto immediato ed in tutto il mondo. Essendo una SIM virtuale, avete la possibilità di poterla acquistare da qualsiasi parte del mondo, poiché vi arriverà direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Installazione facile e rapida. Una volta acquistata la scheda eSIM, riceverete un codice QR che dovete semplicemente scansionare per l'installazione immediata. Prezzi più competitivi rispetto ad altre opzioni di mercato, quali il roaming o il pocket wifi, ed infine non dovrete rimuovere la vostra scheda SIM e dunque eviterete problemi con il vostro numero WhatsApp. Se siete arrivati fin qui è perché vi siete resi conto che le schede eSIM sono davvero l'opzione più economica e magari vi starete chiedendo quali sono le aziende che offrono questo servizio e come scegliere la migliore opzione. Sul mercato delle eSIM esistono imprese quali Olafly, Eiralo, Nomad o SimOption che mettono a disposizione diversi piani eSIM. Ma prima di sceglierne uno è importante valutare tutte le caratteristiche che più si adattano alle esigenze dei nostri viaggi. Secondo la nostra esperienza, riteniamo che ci siano una serie di fattori fondamentali da analizzare, quali ad esempio la durata del piano, che dipenderà da quanti giorni saremo in viaggio, l'assistenza inclusa e che parli la nostra lingua, se dispongono di un'app per la gestione del piano dati, i gigabyte offerti per piano e che preferibilmente siano illimitati, ed infine i prezzi e la disponibilità di monete per effettuare i pagamenti. Ma come calcolo la quantità di dati di cui ho bisogno per il mio viaggio in Indonesia? In questa tabella è possibile vedere il consumo approssimativo delle principali applicazioni e confrontarlo con quello indicato nelle impostazioni del vostro cellulare. Adesso che sapete di quanti dati avete bisogno, andiamo a mettere a confronto le offerte delle diverse compagnie di eSIM per poter scegliere quella più adatta al nostro viaggio. Come potete vedere nella tabella, alcune aziende come Maya Mobile offrono dati illimitati, ma ci impongono di dover acquistare un piano dalla durata minima di 30 giorni. E dunque quest'opzione ci risulterà molto più costosa nel caso in cui il nostro viaggio fosse ad esempio soltanto di 10 giorni. Mentre SimOption offre un massimo di 8 GB ed è molto difficile trovare una scheda che si adatti al nostro viaggio, in quanto, essendo un marketplace, offrono molte offerte, ma in caso di incidenti non riescono a garantire un buon servizio per risolvere il problema. Dopo aver analizzato le varie offerte, vi sarete sicuramente resi conto che Olafly è la nostra preferita. Ma perché abbiamo scelto Olafly per il nostro viaggio in Indonesia e come utilizzarla? Passporter è una comunità internazionale di viaggiatori e pertanto abbiamo bisogno di un buon accesso ad internet durante tutto
tutta la durata del nostro viaggio. Abbiamo scelto la Fly per il nostro viaggio in Indonesia per diversi motivi. Innanzitutto, Ola Fly offre per l'Indonesia piani dati illimitati ed una politica di rimborso flessibile. Inoltre offre flessibilità a seconda della durata del viaggio e della destinazione. Per esempio, per il vostro viaggio in Indonesia potete scegliere tra 8 diversi piani dati, tutti con dati illimitati e prezzi che vanno dai 19 ai 99 euro. È possibile inoltre acquistare piani multidestinazione. Ciò significa che con la scheda Asia, ad esempio, potete muovervi in diversi paesi dell'area, quali ad esempio Vietnam, Cambogia, Corea del Sud o Thailandia, Taiwan, Indonesia, Singapore, senza la necessità di dover cambiare la vostra scheda ESI. Ola Fly dispone di un servizio di attenzione al cliente attivo 24 ore su 24 che parla spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano e giapponese e risponde in meno di un minuto sia via chat che via WhatsApp. Inoltre mette a disposizione diverse monete per realizzare il pagamento, tra cui euro, dollaro o peso messicano. Ed infine, se andiamo a vedere le recensioni su Trustpilot, noteremo che Ola Fly è la compagnia di eSIM con il più alto numero di valutazioni, oltre 20.000, ed un punteggio di 4.7 su 5. Altre aziende come Eiralo hanno invece soltanto 2.6 stelle e circa 1.000 recensioni. Dopo la nostra esperienza durante i nostri viaggi, siamo giunti alla conclusione che Ola Fly è la migliore opzione in rapporto qualità-prezzo sul mercato. Anche se a prima vista altre compagnie possono risultare più economiche, se ci soffermiamo bene sui dettagli e i vari servizi offerti, noteremo che Ola Fly è davvero la più competitiva e conveniente. Se anche voi, come noi, ritenete che sia la migliore opzione, vi lasciamo il codice sconto PASSPORTER per ottenere il 5% di risparmio sul vostro prossimo acquisto. Ma prima di acquistare una scheda eSIM, ricordatevi di verificare se è compatibile con il vostro cellulare. Per farlo, vi lascio nella descrizione qui sotto un elenco di telefoni compatibili. Come installare una eSIM di Ola Fly sul vostro cellulare? Il processo di installazione è molto semplice e può essere effettuato sia su dispositivi iOS che su dispositivi Android. Vi consigliamo di installare le schede SIM prima della vostra partenza, in quanto per questo processo avete bisogno di una buona connessione ad internet. Ma non preoccupatevi, poiché potete lasciare installata la scheda sul vostro cellulare ed attivarla non appena giunti a destinazione. Come installare la eSIM di Ola Fly su un dispositivo iOS? Una volta completato l'acquisto, riceverete un codice QR nella vostra mail che dovrete semplicemente scannerizzare e che vi reindirizzerà alle impostazioni del vostro cellulare. Una volta installata la eSIM, potete scegliere se, come me, utilizzarla per viaggio o per lavoro. L'installazione può anche essere fatta manualmente, senza la necessità di un computer. Vi basterà inserire il codice che troverete nella vostra mail o all'interno dell'app di Ola Fly nelle impostazioni del vostro cellulare. Come installare una eSIM di Ola Fly su un dispositivo Android? In questo caso il processo può variare leggermente a seconda del modello del telefono, ma probabilmente sarà molto simile a ciò che sto per mostrarvi. Per prima cosa andiamo su Impostazioni, Connessioni, Gestione schede SIM, Aggiungi scheda mobile e scannerizzate il QR per l'installazione. E se il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile, quali sono le altre opzioni per avere accesso ad internet in Indonesia? Esistono altri metodi per avere accesso ad internet in Indonesia, come ad esempio il roaming o il pocket wifi. Il roaming, offerto dalle compagnie telefoniche, è di solito l'opzione più cara. I principali operatori telefonici, infatti, fanno pagare dai 7 ai 12 euro per soli 100 megabyte. Ciò significa che un gigabyte può costarci dai 70 ai 120 euro. E sicuramente torneremo dal nostro viaggio con una bolletta molto alta da pagare se superiamo il gigabyte. Il pocket wifi è la seconda opzione più cara, in quanto implica diversi costi, quali ad esempio
pagare il canone internet, noleggiare l'apparecchiatura, pagare l'assicurazione e le spese di spedizione ed inoltre è un'opzione molto scomoda in termini di portabilità e la sua batteria non dura più di 6 ore. Di solito si tratta di contratti a lungo termine e anche se permettono di condividere internet con più persone, sono dispositivi facilmente hackerabili. Ed infine, in Indonesia è possibile connettersi a reti wifi gratuite di aeroporti, ristoranti, bar o hotel, ma queste reti sono difficili da trovare e altamente insicure. Infatti, vi sconsigliamo di effettuare transazioni che possano mettere a rischio i vostri dati personali quando siete connessi a queste reti. Questa è stata la nostra esperienza con la connettività in Indonesia. Come comunità di viaggiatori, ci auguriamo che questo video vi sia utile per i vostri prossimi viaggi. Thank you.